Ciao a tutti ragazzi, sono FFO, siamo in nuova parte di Sly Raccoon, la marea del terrore. No, posso sbagliato, scusate. Avanti, dobbiamo arrivare senza segni. Andiamo a cosa? Non ho ascoltato, vabbè. Era trascorso molto tempo da quando ero stato negli Stati Uniti. E ora era il turno del famigerato Mugshot, la forza spietata del quintetto diabolico. Colui che compensava con i muscoli ciò che gli mancava nel cervello. Scoprì che Mugshot non era sempre stato così. Era cresciuto come ultimo figlio di una vasta prole. Il più debole e indifeso. Gli unici suoi amici erano quelli che aveva trovato sul grande schermo. Era lì che vide il suo primo gangster e capì che quello era ciò che voleva diventare. Spese il resto della sua giovinezza lavorando duro per raggiungere il suo obiettivo, sospinto dall'idea del potere e del rispetto. E dopo tanta sofferenza, riuscì a realizzare il suo sogno. Divenne un teppista, un gangster di strada che non avrebbe più permesso a nessuno di prendersi gioco di lui. Così si è nascosto a Mesa City, eh? Da tempo volevo visitare quella fiorente città. E siamo qua a Mesa City. Sto posto qua mi ricorda un casino Bugs Bunny della PlayStation 1. Non chiedetemi perché. Un po' l'ambientazione. Ok. Mugshot è quello che. Ehi, Sly! Mi pareva avessi detto che Mesa City era rumorosa e molto caotica. Questa sembra una città fantasma. È successo qualcosa. Dove sono tutti? Non lo so, ma la cosa mi fa venire i brividi. Cosa ne dici di andarcene da qui? E perderci la festa? E poi voglio provare la nuova tecnica appresa nella sezione di Raleigh del Tivius Racconus. Intendi dire il salto ninja? Sì, fammi un favore, leggimi di nuovo le istruzioni. Per fare un atterraggio sicuro su punti piccoli, balzare con grande energia premendo il dispositivo che ha disegnato sopra un oggetto geometrico tondo. Se salto e premo il tasto cerchio, atterro su piattaforme strette. Un po' rozzo, ma è così. Ok. Stavo bevendo un secondo perché ho la tosse. Posso fare meglio la voce da Junior. Da Junior. No, non così tanto. Ok, piano. Sta tremando la registrazione, no. Non dovrebbe. Non lo fa, non lo fa. Ok, spero che sia tutto fluidissimo, perché spero, appunto. Però non sono sicuro. Non ho capito se l'anteprima rispecchia pienamente la qualità finale o appunto è solo un'anteprima e quindi la qualità finale è migliore. Non l'ho capito. Se qualcuno che è esperto di OBS me lo sa dire, lo ringrazio. Dannazione, loro. Dannazione. E sto cane di merda. Da capo. Vabbè che non ho fatto tantissimo, però. Oh. Ok. Mesa sedere. Da rumorosa città. Rumorosissima, che è un casino, ragazzi. Non volevo buttarmi, solamente che. Ho fatto benissimo a buttarmi invece. Ho fatto benissimo, proprio bene a livelli estremi. Speriamo di prendere tutti i cosi, tutti i 40 indizi, anche se secondo me no. Secondo me finisce che non ne prendo. Che tipo me ne finirà che me ne mancano due. Sto cagnaccio del cazzo. Ma no, ma devo ucciderlo, non ho capito.
Ok. Spacchiamo il cartello. Ok, cerchiamo di non buttarci giù stavolta. Non se ne... Ma no, perfetto, niente. Non ne faccio niente di buttarmi giù. Allora, o vado là. C'è pure un indizio, quindi mi conviene andare là. Canna rimane lì, non rompere i coglioni, che mi ha già ucciso due volte. Non c'è due senza il tre, ma cerchiamo di disdire. Di fare l'eccezione che conferma la regola, per favore. Di disdire, che come parlo? Aia, cioè, penso di essere caduto in acqua. Brava Sucker Punch, tu sì che sai fare le cose fatte bene, vedo lo stacco dell'acqua. Ovviamente scherzo, so che è un gioco da Play 2, non mi devi fare, ma giochi da Play 2. Lo so anch'io che c'è limiti tecnici, non è che sono scemo. Sto cane di merda. Salta, slide. Oh, vai. Finalmente. Frostwound ha fame. Oh, finalmente. Oh, sto cane di merda. Stai lontano da me. Aia. Voglio arrivare a 100? È caduta una moneta nel precipizio. Ok, fammi arrivare a 100, simpatico giochino. Che sono le luci lampeggianti? Sono sensori elettronici, l'ultimo ritrovato nel campo della sicurezza. Se ci vai sopra, puoi dire addio al mondo. Niente male. Puoi camminarci sopra quando lampeggiano, ma in quel caso significa che stanno per attivarsi in un altro settore. Sì, ma io stavo cercando il lo shortcut per mettere il microfono, dopo ci guardo, sicuramente c'è scritto da qualche parte. Neanche è scritto qui sopra, un attimo, non credo che si blocchi, secondo qua. No, eh. Vabbè, ci guardo quando finisco sta parte, dai. Oh mio Dio, via. Ma chi è che mette questi sistemi in un autobus distrutto e abbandonato che non va più? Cane del cazzo. Ok. Salta, simpatico procione del cazzo. Chi è che mette qui un materasso? Un barbone? Una volta... Ah! Una volta ero in campagna, ho trovato un materasso in mezzo a... A un campo, tipo. Cioè non era proprio un materasso, era tipo... Una sorta di coperta, diciamo. Però sicuramente fatta perché non è qualcuno ci dormisse dentro, suppongo. Quanta strada fanno quei cani? La macchina non penso che cada, è qui solamente per addobbare. Scusate se tossisco, ma è più forte di me. Meno male che ho girato la telecamera. Sì, venite. Aia, ma perché ho fatto il coglione? Muori, cagnaccio schifoso. Poi a me piacciono i cani, nella realtà. In slime. Voi preferite i gatti o i cani, tanto per chiedere. Dice il coso degli indizi. Tanto per adesso sono degli indizi in giro di vicino, ma per me no. Mancano 9 indizi. Forse ce la posso fare. Se non sbaglio, adesso non penso che sia che c'entri qualcosa, ma si chiama Tennessee Cooper, quello che fa il cowboy, no? Nella famiglia di Sly. Pensavo che mi uccidesse. Perché è giallo? E dopo mi tocca tornare tutti indietro. Che palle. Quanto è bella questa posizione. Mi ricordo di lanciate due. Ok. Certo che... Dai, ha cura a trovare proprio tutte le cose messe apposta in modo che lui possa
tranquillamente fare tutto, cioè. Un po' tipo Drake, anzi Drake è Sly a livello di puro e Sly alla seconda, anche 10 volte tanto. Direi che abbiamo tutte le bottiglie, possiamo tornare indietro, direi, così all'apparenza, ma l'apparenza inganna, infatti me ne mancano due. Io l'avevo detto, anzi tre, peggio. L'ho detto, sicuramente me ne mancherà qualcuno alla fine, farò qualche cazzata. Vabbè, non può andare sempre bene. Vediamo di fare anche un livello da che ci siamo, tanto da quello che ci hanno filmato. Ok, Sly, bravo, apri sta porta del cazzo. Oh, è un livello già? No, aspetta, che cazzo dico? Mondo delle corse di Mugshot. Ah, qui c'è la corsa da fare con Marvel. E se mi ricordo bene c'ha dei comandi orripilanti. Però è bello vedere un po' di varietà. E poi comandi orripilanti, ma meglio di quelli di Crash 2. No, Crash 4, scusate. Ok. Caduta. Ah no, frane questa. Questo Mugshot non è certo un timido. Ok, ora sappiamo che è qui da qualche parte, ma come possiamo fare per trovarlo? Mesa City è una città molto grande. Visto che è un bulldog, pare sensato che abbia scelto di vivere all'interno del grande idrante. In un certo qual modo sembra logico. Bene, adesso ti serve solo un modo per accedere alla base dell'edificio. Ah, sono sicuro che troverò qualcosa. Ok. Sta tremando assai il gioco, non so perché. Scusate, vedo che trema. Ah no, è il coso per registrare che trema. Non so bene perché lo faccia lui e il gioco no. No, sto cane mafioso. Filmato. Ah no, no, ok. Per un attimo pensavo fosse un filmato. Ok. Tocchiamo un po' questi, non si può. Voglio fare il minigioco di Mario. Se posso già accederci magari. Se posso già accederci, vediamo un po'. Ci deve essere scritto, no? La grande scommessa di Mario. Come ci vado? La mappa è meno utile di quel che sembra. Decisamente meno utile di quel che sembra. La grande sconsemaria. Voglio avere l'intenzione che sia di culo. Cane mafioso del cazzo. Ok. Ma quanto sarebbe bello venire pagati per spaccare i cartelli. Una cosa, non dico intelligente, ma quantomeno divertente. Io vado a vedere là sopra. Se là sopra non c'è, faccio quel livello là. Molto semplicemente. Ok. Cazzo, merda, no! È che mi sono accorto che la connessione si è bloccata. Ho detto, vabbè, adesso provo a riavviarla mentre gioco. No, mai uscire dalla modalità schermo intero mentre stai giocando e registrando, perché sennò fai le puttanate. Sto cane del cazzo. Muori, stupido cane. E questo qui, la grande scommessa di Marley. Aspetta, c'è di un cane. No, ne ho già abbastanza di cani per oggi, grazie. Ho capito dov'è. Cazzo. Qui. Credo, non sono mica sicuro. Sto cominciando a dubitarne. Sembra di sì, però. Allora, non so se la grande scommessa è che deve fare una gara o che deve essere... Devo proteggerla. Mi sa che devo proteggerla, vederlo così dal... Mauri è in
posizione e può andare a prendere la chiave. Ok, e allora che faccio? Fornisci del fuoco di copertura con la postazione d'assalto. Ottimo. Usa la levetta analogica sinistra per mirare e premi il tasto quadrato per fare fuoco. Farò del mio meglio. Difendiamo il nostro amico Marley. No, ma scusatemi tanto, controlli torrette, no, esatto, bravo, così. No, perché la mira su e giù invertita, non so come facessero nel periodo, io non la sopporto. In Jet 2 non si poteva neanche disattivare. Ah, il gioco non gli piacciono questi effetti. Sono troppo potenti. Cosa? Ah, questo qualcuno in teoria dovrebbe aiutarmi. Vabbè, me la sono giocata. Mari, vai. Mi sembra abbastanza semplice questa missione, adesso la perdo. Perché spara Mari accidentalmente. Ah, ma in teoria non dovrebbe essere quello che spacca il culo a tutti. Cioè, vede un coglione a caso e si caga addosso. Cioè. Sono a metà strada. Meno male. Sì. Certo. Diciamo che il gioco mi stava cercando di prendermi per il culo. Ultimo? Ah no, mi sa che è finito. No. Mare, in teoria dovresti spaccare il culo a tutti. E che l'ha ucciso, l'ha sparato a morte. Che due palle. Vabbè. Viva la mia connessione, non ho più. Proprio felicitazioni per la mia connessione potente. Un secondo. Interrompo qua la parte, continuiamo la prossima parte, ciao.